Eccoci nuovamente dopo la pausa pasquale, bentornati con le piacevoli chiacchierate di City Now. Torniamo nuovamente con grandi ospiti e con un grande ex che vedete subito in quadrato. La copertina lo mettevi in evidenza con una lunga chioma bionda, è sempre biondo ma meno chioma. Ciao Roberto, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a voi. Ciao, buon pomeriggio a Roberto Baroni, buon pomeriggio a Roberto Foti. Ciao Roberto. Ciao Roberto, ciao Michele, buon pomeriggio a tutti. Allora, per facilità di comunicazione, chiamerò Roberto Foti Foti e Roberto Baroni o Baronio, così evitiamo di fare un po' di confusione. Allora, Baronio, ne discutevamo prima in privato, no? Sono giorni duri questi, giorni difficili, con la paura, con l'ansia e con il desiderio prima o poi di venirne fuori. Sì, è la speranza un po' di tutti, mi verrebbe da dire di tutto il mondo, perché poi alla fine questo virus ha contagiato tutti e noi viviamo una realtà che è molto complicata in Italia, soprattutto mi verrebbe da dire a casa mia, al nord, a Brescia e provincia, quindi la situazione lì è drammatica. Come nei dintorni, poi Bergamo, Milano, l'Emilia. Leggevo oggi anche del Piemonte che sta superando i casi dell'Emilia, quindi insomma il nord in particolare, poi ovvio tutta l'Italia. Spero che questa situazione si possa risolvere. Sarà purtroppo ancora un po' lunga, però c'è la speranza che finisca più che altro tutto questo nel minor tempo possibile, anche se la vedo ancora un po' lunga perché purtroppo non so se abbiamo iniziato tardi a convincerci che era tutto molto più pericoloso di una semplice influenza e questo ha portato ad essere ancora qua a lottare e a combattere. Senti Roberto, come spesso accade, l'Italia era partito unito, compatto, determinato, poi quando subentrano le cose riguardanti il calcio, subentrano anche un po' di polemiche, di frizioni. E di ieri la recente, no, dichiarazione del dottor Rezza, parliamo del comitato scientifico italiano, che si contrappone a quella che è la volontà di gran parte di quelli che sono i presidenti della massima serie, i quali vogliono ripartire, soprattutto le grandi, vogliono farlo al più presto. Si contrappone una situazione che invece parla di una prudenza che deve continuare a proseguire ancora per qualche settimana. Tu che idea ti sei fatto? Ma io penso che quando ci sono dietro ad ogni cosa interessi economici è sempre difficile trovare un'unità di intenti per una decisione o per qualsiasi altra cosa. Quindi è così in tutti i campi, a prescindere dal calcio o da altre cose. L'interesse economico porta sempre a dire sì e magari ad altri a vederla in un altro modo, quindi dicendo no. Io faccio fatica a pensare e a vederla come chi è in questo momento positivo, quindi con un inizio immediato degli allenamenti e poi successivamente del campionato. Perché vedo ancora tantissima confusione, perché vedo ancora tantissimo dramma in giro. Purtroppo le cose non sono fatte bene perché vedo tanta ignoranza per le strade. Che non si limita soltanto a cose necessarie da fare, quindi spesa o altre cose di prima necessità, ma purtroppo la gente, io ho scritto una cosa qualche giorno fa su Twitter dove dicevo che l'ignoranza è dentro di noi e gira tranquillamente nelle persone. Poi alla fine, quando invece deve uscire la persona intelligente e le persone che sono intelligenti rimangono a casa e fuori rimane chi era ignorante prima. Quindi prima non era riconoscibile perché si mimetizzava nella massa, adesso è evidente. Quindi ci sarà sempre difficoltà. E quindi io vedo difficoltà nel riniziare perché vedo prima di tutto che si debba pensare alla sanità, a essere sicuri che se dovessero riniziare non ci sia una seconda ondata. Io mi immagino che i calciatori che rinizieranno a fare allenamenti, rinizieranno ad essere super controllati, ma poi vanno a casa.
Quindi o li si rinchiude tutti in un ritiro, che può essere un hotel, un centro sportivo, e rimangono solo i dipendenti, quindi chi sta attorno al calciatore, e non andare a casa, perché il calciatore, se poi va a casa, c'è la moglie, la fidanzata, il genitore che va a fare la spesa Certo. e può essere contagiato, e quindi si ritorna. Quindi ci sono tante complicanze. È ovvio che, essendoci dietro interessi economici, ognuno tira l'acqua al proprio mulino, e capisco anche le società che andrebbero ad affrontare una perdita economica importante, però io penso che prima di tutto il primo obiettivo principale sia la salute. Assolutamente sì, e a proposito di quello che dicevi, e poi chiudiamo questa parentesi per parlare di Baroni e di Regina, l'idea un po' della Premier, che era quella di concentrare tutte le squadre a Wembley, far giocare tutte le partite lì, far restare tutti nello stesso territorio in modo da poter controllare tutto in maniera un po' più semplice, fermo restando che di semplice in questo momento non c'è proprio nulla. Roberto Foti. Sì, no, volevo legarmi a quest'ultima considerazione che hai fatto, perché comunque abbiamo visto spesso che nel momento in cui si sono giocate, per esempio all'Olimpico di Roma, due partite nell'arco di 24 ore, il terreno di gioco non ha ben Sì, resistito e anche. poi ci sono stati degli infortuni. Quindi far giocare tutte le squadre nello stesso campo mi sembra un po' azzardato, non so se Roberto è d'accordo. Sì, no, ma infatti il problema poi problemi richiamano problemi, nel senso che anche questa, diciamo, idea di far giocare tutti in un possibile stadio, ma secondo me porta ad impazzire ancora di più, perché tutti chiusi in un centro, in un hotel, in una zona, non lo so, col caldo, con tutte le situazioni, perché poi non dimentichiamoci che il calciatore, io ho avuto la fortuna di farlo, ma il calciatore si pensa che sia un robot e pensa soltanto al calcio. No, il calciatore è umano, è una persona che ha delle sensazioni, che ha delle emozioni, che a casa ha una famiglia con dei figli, magari, dei genitori, nonni, che magari stanno passando non questo virus in modo sereno. Quindi come andranno in campo questi calciatori poi, se andranno in campo? Cioè, non, è tutto molto molto complicato. Io non sono così così ottimista come vedo tanti tanti personaggi in televisione che sembra che vogliano iniziare da un momento all'altro, non lo so. Vedremo quello che accadrà. Di sicuro la situazione non è facilmente decifrabile, quindi rimangono molte incertezze su tutto. Allora, Roberto Baronio è uno di quei giocatori che rimarrà chiaramente nella storia della Regina per aver partecipato al primo campionato storico della squadra Amaranto nella massima serie. Io credo che questo, al di là di quelle che sono state poi le carriere di voi tutti, rimane comunque un bel elemento, no, anche della vostra carriera. Sì, per me è stata forse a livello calcistico una delle annate migliori, se non la migliore. Ricordo tutto perché poi è ovvio, quando hai dei ricordi positivi, difficilmente ti dimentichi anche dei dettagli e dei particolari. Ricordo ogni persona che è stata con noi, che mi ha accompagnato in quell'esperienza, a partire dal presidente Lillo, che per me è stata una persona molto importante. È stato un presidente che si è comportato in una maniera ineccepibile nei miei confronti per quanto riguarda la situazione finito il campionato, dove io poi dovevo decidere se tornare alla Lazio o se fare altre esperienze. È stata una persona che, oltre al presidente, si è rivelata una grande persona umana nei miei confronti. Quindi ricordo benissimo lui, il fratello, tutta la sua famiglia. E da lì a scendere, quindi a partire dallo staff, il mister Colomba, che ancora sento tuttora perché lo reputo un secondo papà, e lo staff sanitario, il medico Favasuli, altra grande persona, i massaggiatori, il magazziniere Mimmo Tavella, tutti i compagni. Ricordo tutto, ogni tanto faccio vedere anche dei filmati, dei video di qualche 90° minuto che riparlava di quel campionato a mio figlio, perché rivedere delle immagini anche su YouTube di uno stadio così stracolmo, porta ancora emozione, fa venire la pelle d'oca, e quindi
Sono stato veramente bene e come prima esperienza in Serie A della Regina penso che siamo riusciti ad onorarla al massimo. Assolutamente, a fare una grande impresa perché il primo anno l'avete fatto corrispondere ad una straordinaria salvezza. Roberto, ovviamente se ci sono domande andiamo pure, saluti quello che c'è. Certo, intanto con l'occasione invito tutti quelli che ci stanno guardando a interagire con noi in modo da poter girare le domande a Roberto Baroni. Vado a leggerti qualche saluto, qualche messaggio che sta arrivando da casa. Alessia Guarda Di Giò dice: intanto che bella foto che c'è qui, eh. Vai, vai, Roberto. Alessia Di Giò dice: ciao Robby, saluta Ezia e i bimbi. Quindi un saluto da Alessia. Stefano Erano, per collegarsi all'argomento di cui abbiamo parlato poco fa, afferma anche lui che la salute è al primo posto, il calcio può aspettare se non si vuole rischiare ulteriormente. Patrizia Sorrentino invece ti saluta, ciao da Fernanda, quindi un saluto da Patrizia, che ti giro immediatamente. Bene, Roberto, partono i saluti. Io ho ascoltato un'intervista di qualche settimana fa che hai rilasciato parlando di capolavori tattici di Colomba in determinate partite. Ecco, possiamo individuarli questi capolavori tattici? A che cosa ti riferivi? Ma io penso che Franco quell'anno fece un capolavoro, innanzitutto perché salvò una squadra giovane, perché comunque eravamo molto giovani, di ragazzi che comunque avevano delle qualità, sia morali che tecniche. Sembrava una squadra che pensasse solo a difendere, ovviamente contro le grandi squadre, invece non era così, soprattutto contro le dirette concorrenti, non dimenticandoci che giocavamo con giocatori prettamente offensivi, perché a parte i cinque difensori e Ezio Brevi a centrocampo, poi giocavamo io, Cozza, Aturno, Pizzo, Pirlo, Pralia, in attacco Possanzini, Callò, insomma, eravamo una squadra che secondo me si divertiva, noi ci divertivamo, sapevamo di divertirci e faceva divertire. Il Granillo penso che soprattutto nelle partite in casa si sia sempre fatto sentire in modo da grande squadra, da grande società. Il nostro tifo all'epoca era invidiabile perché si sentiva e tutte le squadre che venivano a giocare al Granillo e un attimino di pressione l'avevano, era in dubbio questo. Quindi io penso che Franco Colomba, a prescindere dal modulo, dai numeri, dalla tattica, sia stato molto bravo a creare un gruppo di ragazzi giovani che avevano voglia di mettersi in mostra, perché Callon non era ancora Callon, Pirlo non era ancora Pirlo, io ero diciamo venivo da una grande squadra come la Lazio, ma ancora non avevo fatto vedere il vero mio valore. È stato bravo a valorizzare un po' tutti quei giocatori che magari potevano emergere, vedi anche Cirillo che poi andò all'Inter, e mantenere nel gruppo comunque giocatori che per la Regina avevano fatto tanto, come il capitano Giacchetta, all'inizio c'era ancora Poli, Martino, insomma Morabito che è della terra vostra. Quindi insomma secondo me è stato fatto un lavoro, non dimenticandosi, a parte il presidente citato prima, del direttore Martino, che tutti assieme hanno fatto un grandissimo lavoro. Roberto Foti. Continuano ad arrivare saluti, ti giro quello di Nino Cristiano, un grande Roberto, sei sempre nei nostri pensieri, un abbraccio. E poi una domanda di Giovanni Scionti: buongiorno a tutti. Al tempo fa si parlava di un tuo ritorno alla Regina, come mai poi, se effettivamente era così, non si è concretizzato? No, io ho avuto la possibilità di tornare alla Regina soltanto un'altra volta ed è stato l'anno del meno 15 con Sì. Mazzarri, dove ricordo ancora la telefonata del presidente che mi chiamò a fine agosto, mi sembra, quindi alla fine del mercato, quasi alla fine del mercato, dicendomi che la Regina avrebbe subito una pesante penalizzazione e servivo io a dargli una mano. Poi per una questione di soldi, Lazio, perché comunque io ero di proprietà della Lazio, non se ne fece nulla, però l'unica mia
possibilità di ritorno è stato quell'anno che poi fece la regina un grandissimo campionato e si salvò con la coppia Amoruso-Bianchi in attacco brillantemente da una penalizzazione, insomma, quindi l'unica volta è stata quella e non ce ne sono state altre. Saresti entrato due volte nella storia, tra l'altro, perché insieme alla prima volta in assoluto in Serie A, la regina entra prepotentemente nella storia del calcio italiano con quella clamorosa rimonta. Ne parlavamo proprio qualche giorno fa con Nicola Amoruso, dicendo che la Gazzetta dello Sport inserì la regina tra le società che hanno compiuto l'impresa nel mondo del calcio negli ultimi 60 anni, con riferimento ovviamente all'ultimo anno che era quello del 2007. Io ricordo, Roberto, in quegli anni. Tu e Pirlo arrivavate dallo stesso settore giovanile, quello del Brescia, però in quell'annata specifica, Pirlo, pur avendo fatto vedere delle cose molto interessanti, si parlava moltissimo di te. Cioè, sì, Pirlo è bravo tecnicamente, si vede che è un fuoriclasse, però tra i due non c'è dubbio che la carriera migliore la farà Roberto Baronio. Questo era quello che si diceva. Sì, era, diciamo che Andrea è diventato Pirlo quando gli è stato cambiato ruolo, quindi qualche anno dopo. Effettivamente in quegli anni, diciamo che tra Under 21 e anche Regina, soprattutto ero arrivato all'apice, diciamo. Non sono stato bravo a confermarmi per tanti motivi, che possono essere stati scelte magari non perfette nell'andare in prestito dalla Lazio in altre società, che non mi hanno permesso di esprimermi, e sicuramente io ho dei demeriti, ma non solo è stata colpa mia, ecco. Quindi non sono riuscito a confermare, diciamo, quello che si poteva presupporre. Non ho rimpianti, sono consapevole che potevo fare sicuramente di più, però penso che sia il destino, insomma, che debba andare così, e sono comunque contento, ecco. Roberto Foti. Sì, una domanda da Alex Danna, che rapporti avevi con Andrea Pirlo? L'hai sentita, Che rapporti Roberto? avevo con Andrea? Con Andrea Con Andrea Pirlo, Pirlo, sì. penso fraterno, no? Visto che siete cresciuti insieme. Sì, io con Andrea siamo cresciuti praticamente nelle giovanili del Brescia, prima nella Voluntas, poi nel Brescia, quindi ci conosciamo da quando veramente siamo piccoli piccoli. Tuttora il rapporto va avanti perché ci sentiamo praticamente 2 o 3 volte alla settimana per qualsiasi cosa, quindi è un rapporto che è rimasto negli anni, ma rimarrà. Sinceramente non ci reputiamo neanche amici, ma qualcosa di più, quindi decisi, cioè convinsi io ad Andrea a venire a Reggio quell'anno, perché lui era titubante, lui doveva andare a giocare in prestito, c'erano altre squadre del nostro livello che lo volevano. Io mi ricordo, eravamo a Trapani in un ritiro con l'Under 21, dove dovevamo giocare un'amichevole, mi sembra, contro la Svezia, e eravamo in camera assieme perché in quegli anni eravamo sempre in camera assieme nell'Under 21 e poi a Reggio Calabria anche. Io convinsi di dire all'Inter di mandarlo a Reggio. Infatti poi andò così, quindi lui venne a Reggio perché lo convinsi io, non perché, anche perché il procuratore e l'Inter lo spingevano per andare in altre società. E ci puoi dire quali sono stati gli argomenti che ti hanno portato a convincerlo? Ma è stato facile perché la prima cosa che gli dissi era il fatto che il suo modo di giocare, il fatto di dribblare, la sterzata, la punizione, il lancio lungo che lui aveva, poteva infiammare lo stadio. Io gli dissi che lo stadio sarebbe stato sempre pieno, quindi c'era un'atmosfera pazzesca. Lo convinsi in quel modo, perché lui arrivò dopo poche giornate dall'inizio del campionato, quindi io avevo già fatto tutto il ritiro con la regina. Avevamo fatto la seconda parte del ritiro dove affrontammo la parte della Coppa Italia, stando in ritiro in un hotel fuori Reggio, e quindi lo sentivo. Nelle occasioni che o al telefono o quando ci ritrovavamo con l'Under 21 l'avevo convinto perché poi gli avevo anche detto cose che magari anch'io non sapevo,
e poi invece si sono rivelate così per quanto riguarda il calore della gente, e comunque era una città sul mare e si sarebbe sicuramente trovato bene. Poi un po' l'annata, un po' come è andato il campionato e anche le sue prestazioni mi hanno dato ragione. Qui c'è una bella foto di una serata un po' più ragazzini, eccola, con la maglia Sì, qua era la vittoria, dopo la vittoria, la finale dell'Under 21 dell'Europeo. dell'Under 21, esatto. Tu con il tuo caratteristico numero 8, lui con la maglia numero 10, in quella Regina che era una squadra sicuramente di provincia rispetto ai grandi club, ma che mi viene in mente, per esempio, sui calci piazzati aveva, forse come pochi, anche neppure le grandi squadre potevano decidere se mandare Pirlo, Cozza o Baronio, cioè tre grandissimi giocatori sui calci piazzati. Sì, ci divertivamo soprattutto in allenamento. Io mi ricordo che il venerdì Franco Colomba divideva un po' l'allenamento e a me Pirlo, Cozza, e ci mandava con i portieri, con il secondo e il terzo portiere della primavera, ci mandava nell'altra metà campo a provare le punizioni. Quindi ci divertivamo così, ovviamente la prendevamo come un allenamento vero perché così doveva essere. E quell'anno io penso che se la metà dei pali che ho preso, sia su È punizione vero, è che vero. a palla in movimento, andavano in porta, quell'anno avrei fatto almeno 7-8 gol. Invece mi ero fermato a 3, ma ogni tanto rivedendo, come dicevo prima, dei video di quell'annata, il palo col Milan, il palo con la Roma, le parate di Buffon col Parma, anche se poi feci gol, insomma. Per me è stata un'annata particolare in tutti i sensi, ecco. Quindi sono stato fortunato in certe cose, meno in altre, perché qualche palo fosse stato gol, se ne sarebbe parlato ancora di più. Beh, diciamo che anche qualche gol è arrivato sui tuoi calci d'angolo, sempre, sempre molto insidiosi. Roberto Foti. Sì, allora Giovanni Sciompi dice se sei tornato come spettatore al Granillo dopo che hai smesso di giocare. Hai mai visto la Regina? Sì, sono tornato durante una vacanza dove la Regina mi sembra che giocava una partita di Coppa Italia. E non mi ricordo esattamente la squadra, però venni assieme mio so andai assieme a mio cognato a vedere quella partita. Mi sembra una partita che la Regina vinse 2-0 in casa ed era una partita di Coppa Italia. La Regina giocava contro una squadra di Lega Pro. All'epoca la Regina era in Serie B, mi sembra. Quindi ci sono tornato solo in quell'occasione. Perfetto. E niente più. Ok, Roberto Foti. Sì, Domenico Suraci scrive: ricordo come fosse ieri i tuoi primi passaggi al Granillo, si capì immediatamente il tuo grande valore. Poi ti chiede quali sono i ricordi legati prettamente alla città. Lui si ricorda l'abitudine del caffè a Piazza Denava e ti saluta con un caro saluto. Sì, la città ci sono stato bene perché avevamo un rito di trovarci in un bar per fare l'aperitivo che era sul corso vicino al museo, che poi mi sembra dopo un anno che noi siamo andati via hanno chiuso ed ora mi sembra sia un negozio di abbigliamento. Quindi noi andavamo in questo locale, facevamo l'aperitivo, eravamo sempre 5-6, facevamo l'allenamento, finivamo l'allenamento e andavamo a fare l'aperitivo e solitamente la giornata era il giovedì o il venerdì. E mi ricordo ancora la cosa pazzesca che si radunava tantissima gente fuori da questo locale perché sapevano che c'erano i giocatori della Regina. Quindi noi ci divertivamo e poi c'era la cena fissa dai nostri amici di questo ristorante su a Gallina, dove andavamo, ci riservavano una saletta privata e mangiavamo in grande tranquillità lì. Quindi ho dei ricordi bellissimi. L'unica cosa che un po' ogni tanto ci penso e mi ha fatto rimanere male è stato il ritorno l'anno dopo con la Lazio, che venni fischiato da tutto lo stadio perché secondo me ci fu un'incomprensione dove, questo me lo raccontò mio cognato, nelle varie radio girava il fatto che io
in un Lazio Regina dell'anno dopo esultai su un gol di un mio compagno, non un gol che feci io. E quindi diciamo il tifoso della Regina se la legò al dito questa cosa perché per loro non dovevo esultare dopo l'anno precedente come l'avevo passato a Reggio. E quindi io che mi aspettavo un'accoglienza migliore, invece ci fu nella partita di ritorno di Regina Lazio dell'anno successivo. E fischi da tutto lo stadio. Ci rimasi male perché non era stata una cosa voluta o da presa in giro o di sbeffeggio nei confronti di nessuno. Ecco, quindi, però purtroppo andò così. I capi ultras della Regina decisero di organizzare mettendomelo contro e ecco, mi dispiace questo perché ci tenevo a tornare in un altro modo, ecco, però insomma sono cose che purtroppo possono succedere e andò così, ma con questo non toglie il mio ricordo positivo e bellissimo della tifoseria e della città. Ma considera che per i tifosi è la stessa identica cosa, quindi se fossi tornato magari l'anno dopo ci sarebbero stati grandi applausi. Gli equivoci si risolvono in maniera molto rapida, soprattutto con i tifosi della Regina. Ci diceva qualche giorno fa Simone Giacchetta di un episodio sollecitato da un tifoso. In quell'annata straordinaria c'è stato un qualcosa dopo il gol con il Perugia. Uno screzio con una parte della gradinata, non ci ricordavamo bene cosa fosse successo in quella circostanza. Però questo tifoso ci ricordava di un tuo gol o un gol di un compagno, un gesto tuo di silenziare una parte del settore della gradinata. Ecco, siccome non ce lo ricordavamo bene, tu te lo ricordi questo episodio? Vi sento metallici. Ah, l'abbiamo perso, l'abbiamo perso. Abbiamo perso Roberto. Proviamo, Sì, no, un attimo. sì, noi siamo qui. Intanto Roberto Foti, se ci sono saluti, messaggi, possiamo leggere e poi li giriamo a Roberto, in attesa che si Sì, ricollega. Bolli saluta Perché lui vi e. sento in modo metallico. Un attimo solo perché lo recuperiamo sicuramente tra pochissimo. Sì, ci sono tanti, tanti saluti per Roberto da parte di Polly. Ci sono anche alcune curiosità. Alcuni lo invitano a tornare nuovamente a Reggio dopo questa dichiarazione, dicendo che sarà sempre il benvenuto. E poi c'è un tifoso, Pino Zuccalà, che appunto gli fa notare che quando segnò col Perugia contro la Regina esultò come avesse vinto la Champions. Quindi forse era legato a questo l'episodio dei fischi del Granillo, ma lo dobbiamo comunque chiedere a Roberto non appena ripristiniamo Certo. il Non collegamento. appena ripristineremo il collegamento, quindi ancora un attimo di pazienza, perché vedo che è pronto per ricollegarsi, quindi ancora un attimo solo. Eccolo qui, ce l'abbiamo di nuovo. Roberto, ci senti? Sì, Sì, io vi sento sempre un po' metallico, ma vi sento e vi vedo. ok. Ok, dai, la domanda l'hai capita, quella che ti ho fatto su quella piccola polemica nata in quell'annata con un particolare settore che mi pare fosse quello di Gradinata. Sì, no, quella col Esatto, Perugia, dite voi, no? sì. Sì. Mi sa che. Ma quella cosa è stata una cosa molto particolare, sia per come è nata che per come poi è finita. La ricordo bene perché la settimana precedente la partita in casa col Perugia venivamo da un pareggio, mi sembra, a Piacenza, dove io uscii gli ultimi 20 minuti per una forte distorsione alla caviglia. Quindi feci da dopo solo la partita, quindi il viaggio in aereo che mi spossimo la caviglia per tutta la settimana fermo facendo cure. Colomba mi voleva recuperare assolutamente per la partita in casa successiva con il Perugia e quindi mi allenai praticamente soltanto la rifinitura del sabato mattina, cosa che noi facevamo il sabato mattina e poi andavamo all'hotel della Ville in ritiro. Quindi io feci mezzo allenamento per provare la caviglia. Il giorno dopo Colomba mi mise in campo da titolare. La caviglia ancora non ha. E mi ricordo che durante il primo tempo stavo bene, avevo male alla caviglia, nei venti, nei cambi di direzione. E quindi non sbagliavo, avevo sbagliato tanti passaggi.
E fu la prima volta che soprattutto la gradinata mi fischiava. Mi fischiava perché non stavo giocando bene e stavo sbagliando tanto. Quindi io mi sorprese un po' perché non me l'aspettavo, anche perché loro non sapevano il mio vero motivo per cui non stavo giocando come magari al solito. E non so perché mi venne da dire se faccio gol, cosa che per me era anche comunque naturale, nel senso che non ho che fare sempre. Dentro di me dissi, adesso mi ricordo ancora la scena dove io entro nel secondo tempo, guardo la gradinata perché calciai alla fine del primo tempo un pallone verso, in segno di polemica verso la gradinata, e lì poi partì un po' di dischi, insomma. E dentro di me dissi, se faccio gol vengo ad azzittirvi. Ma il destino ha voluto che io facessi gol proprio quella partita, quindi cosa strana. Feci quel gesto, poi successe che, vabbè, pareggiamo, mi sembra, la partita, e nella partita che poi noi giocammo in casa, quindi dopo 2 settimane, mi sembra, noi dovevamo giocare in casa con l'Udinese. E durante la settimana, nei miei spostamenti assieme ad Andrea per andare in giro per la città, incontrai un capo della curva, il responsabile della curva, che mi disse: senti, Baronio, tu domenica, quando uscite per fare il riscaldamento, voglio che esci diciamo, assieme alla squadra per ultimo. Lo stadio già è al corrente, chiudiamo qua la cosa, basta che tu vai verso la gradinata e in segno di scuse alzi le braccia e applaudi la gradinata e vedrai che è tutto ok. Io rimasi un po' così perché non me l'aspettavo, poi questo ragazzo non sapevo chi fosse, ho capito poi chi era. E così andò. Quindi, nella partita successiva in casa con l'Udinese, nel momento che noi uscimmo a fare riscaldamento sulla curva, io andai verso la metà campo. Nel momento che io andai verso la gradinata, tutto lo stadio si alzò in piedi e incominciarono ad applaudire. Io alzai le mani in segno di scusa e applaudì la gradinata. Partì il coro dalla curva e tutto in quella maniera. Quindi, questo fa capire l'affetto che c'era nei miei confronti e il mio affetto nei confronti di quella gente che mi ha Assolutamente, dato tantissimo. assolutamente, assolutamente. Allora, Roberto, ci avviamo verso la conclusione. Roberto Foti, Sì. Gli leggiamo qualcos'altro e poi chiediamo qualcosa anche sulla regina di adesso. faccio, gli giro la domanda di Pino che si ricordava un'esultanza contro la regina quando vestiva la maglia del Perugia. Si ricordano queste cose soltanto per puntualizzare, forse quelle che erano poi le piccole diatribe con i tifosi, ma ovviamente che passano sempre in secondo piano col passare del tempo. Non ho capito niente. Vabbè, niente, era una domanda su un'altra esultanza, ma io sinceramente questa non la ricordo, anche perché adesso mi sa che l'abbiamo nuovamente perso, Roberto, Ci quindi sono problemi. Roberto, No, scusate, ma non ho capito la domanda perché vi sento metallici e non riesco a capire. purtroppo l'immagine si è bloccata, noi la voce la sentiamo bene, però l'immagine è bloccata. No, facevano No, riferimento. non ho capito la vostra domanda. Sì, no, era in riferimento a quando indossavi la maglia del Perugia, un'altra esultanza, però ormai, voglio dire, abbiamo già discusso. Roberto Baronio, ci senti? Niente, non ci sente più. Niente, se proviamo l'ultima volta a ricollegarci, ma eravamo veramente in chiusura per chiedere anche qualcosa sulla regina di adesso, sulla squadra che in testa alla classifica di questo campionato, un campionato che adesso è fermo. Roberto Foti, non so se vuoi aggiungere qualcosina tu. Ci sono tanti saluti che comunque potrà anche rileggere, perché ricordiamo che questa diretta resterà registrata sulla pagina Facebook di City Now, resterà in podcast, quindi chiunque si fosse messo in contatto soltanto adesso e che la volesse rivedere, così anche come lo stesso Roberto Baronio, può farlo, potrà farlo nelle ore successive, nei prossimi giorni, perché appunto resterà registrata. Allora, dovremmo riavere Roberto, tanto ormai siamo a chiusura di appuntamento. Ci senti? Baronio, ci senti? Adesso sì, No, non ho vabbè, capito la vostra parlavano di un domanda. altro gol con la maglia del Perugia, però voglio dire, andiamo avanti. Ci sono, mi diceva Roberto Foti, tantissimi saluti, quindi se poi hai voglia di rivederli, c'è tanta gente che ti saluta. Io invece l'ultima domanda te la volevo fare sulla regina di adesso.
credo che in qualche modo tu la stia Sì. seguendo. Sì, assolutamente. Il tuo parere. Bah, il mio parere, come per tutte quelle squadre che stavano facendo molto bene in campionato, è un peccato che si sia fermato, ovviamente per il problema generale che tutti sappiamo. È una piazza che merita platee diverse, insomma, rispetto alla Lega Pro, con tutto rispetto per le altre che stanno combattendo con la Regina. Stavano facendo un grandissimo campionato, merito comunque di un allenatore che ha grande esperienza e ha vinto tanti campionati, quindi il presidente nuovo ha allestito una rosa importante per la categoria e penso che quello che stavano facendo era meritato, non dimenticandosi che il campionato, soprattutto quel girone, è tosto, perché comunque c'è la Ternana, c'è il Bari, il Monopoli che sta facendo molto bene. Che può essere una sorpresa, insomma, quindi la regina stava facendo veramente una grande cosa. Se si dovesse riniziare un po' tutto, speriamo si possa portare al termine con la promozione nella categoria superiore, che è totalmente meritata per quello che ha fatto vedere fino adesso. Roberto, un attimo solo perché non avevo delle domande che ti volevo fare. La più bella partita che hai giocato con la Regina qual è stata? Ti dico la verità che quell'anno penso di averne giocate parecchie, Benino. A me Però, boh, rimane impressa quella col Parma, però può essere che non me le ricordi quella col altre. Parma è stata bella, però Quella me ne ricordo sontuosa. tanti. Ricordo in casa con la Roma, anche se perdemmo, comunque feci una buona gara a Milano con l'Inter, a Milano col Milan. Tante in casa, soprattutto col Venezia quando vincemmo uno scontro diretto 1-0. Insomma, per me è stata un'annata molto importante. Poi era un periodo dove la Serie A dava alla fine della partita il migliore in campo e fortunatamente ne presi parecchi, perché li ho ancora qua a casa. Ogni tanto mia figlia mi chiede: ma cosa sono quelle statuette? E ho la fortuna di averle qua. E ne ho tante di quell'anno. Adesso, tornando a parlare di partite, mi ricordo anche in casa con la Lazio, dove mi sembra finì 0-0 la partita. Insomma, ce ne sono state tante, ma il ricordo è totalmente positivo Sì, in ma il tutto. ricordo è ovviamente positivo anche in tutti noi, tant'è che sicuramente in una ipotetica, formazione tu della storia, insomma, della regina, tu ci entreresti assolutamente di diritto. Oggi fai l'allenatore, sperando di vederti allenare una grande squadra, no? Perché c'hai tanto da trasmettere in virtù anche di quella che è stata la tua importante carriera. Sì, fino adesso, quest'anno sarebbe stato, avrei finito l'ottavo anno di giovanili praticamente tra i dilettanti di una squadra, il Football Club qua a Roma, dove abbiamo sempre vinto i 2 anni nazionale, Under 18 e Under 19, il Brescia, i 2 anni di Napoli. Mi piacerebbe fare i grandi, ho voglia di fare i grandi perché questi anni mi hanno portato un po' di conoscenze e le vorrei applicare. Anche con i grandi, che poi alla fine la stessa cosa cambierebbe probabilmente la gestione di rapporti con il giocatore grande rispetto al ragazzo. Per quanto riguarda il campo, poi è la stessa cosa. Quindi ho voglia di fare questo lavoro, voglio di farlo nel migliore dei modi e poi quello che sarà lo vedremo. Insomma, in questo momento non posso permettermi di dire preferirei questo o quell'altro. Sono pronto ad accettare dalla Lega Pro in su, quindi non mi spaventa. Quindi, sperando che magari anche il direttore e mio ex compagno Max Taibbi abbia ancora il mio numero. Questo è un messaggio carino. Senti Roberto, che idea c'hai tu di calcio? Qual è la tua idea di calcio? Ma la mia idea è quella di basarsi soprattutto in base alla squadra che hai. È ovvio che tutti vogliono fare un bel calcio, tutti hanno le proprie idee, ma poi ti devi basare sulla realtà di quello che poi hai in mano e alleni. Quest'anno, negli anni che io ho allenato i ragazzi, ho visto questo. Sono passato da allenare una primavera del Napoli l'anno scorso con giocatori buoni e anche uno bravo come Gaetano,
ad allenare praticamente 3 giorni al mese nel periodo che sono stato in nazionale, perché è totalmente un altro lavoro il selezionatore rispetto all'allenatore di campo. E quindi in base ho avuto tante esperienze con squadre più o meno forti. E quindi da lì ecco perché ti dico che non c'ho, vorrei a calcio, vorrei insegnare a giocare a calcio. Però poi ci si basa in base a quello che uno ha, insomma, anche perché non dipende solo dall'allenatore, la squadra che viene costruita, ma da un direttore sportivo, dalle possibilità di un presidente. Lo vediamo quest'anno a Reggio Calabria, che il presidente, avendo possibilità economiche importanti, ha allestito una grande squadra. Quindi dipenderà da quello che mi si metterà a disposizione. Roberto è con un grande allenatore, con un grande allenatore che noi conosciamo bene, come Mimmo Toscano. Un giudizio su Mimmo Toscano, non ho capito. Sì, no, ti lavo l'assist per parlare anche di Mimmo Toscano. Beh, sì, Mimmo Toscano ha un'esperienza importante alle spalle, ma soprattutto anche di vittorie. Quindi ecco perché prima dicevo che quello che sta facendo a Reggio non mi stupisce. Poi tanti dicono: sì, facile avere la squadra forte. No, non è quello il problema, perché io posso avere anche una squadra forte e non vincere. È vero. Quindi sicuramente lui ci ha messo del suo, ha grandi qualità e non è detto che chi ha la squadra forte poi possa vincere, perché comunque altre squadre del girone sono attrezzate per, non vince, per vincere, ma non sono a livello a regina. Quindi ha grande merito l'allenatore e non è un allenatore sprovveduto, anzi, come ho detto prima, è un allenatore che ha già vinto, quindi ha un'esperienza importante alle spalle. Perfetto, Roberto Foti, e poi andiamo a chiudere. Sì, gli ultimi saluti da parte di Francesco e poi veramente per concludere i commenti, i messaggi, leggo il saluto di Gregorio Martino da Pordenone che ti ringrazia per le grandi soddisfazioni che hai regalato insieme alla squadra in quell'anno, sottolineando che poi tutto il resto non conta più. Sì, no, ma infatti io il ricordo, come ho detto prima, per me è un piccolo neo il fatto di aver raccontato quel ritorno nell'anno successivo. Io la voglio vedere come un disguido, come un non essersi capiti, perché il rapporto era troppo forte e quindi, No, ma tra l'altro Roberto, io però credo questo che il prescinde da. fatto che tu lo abbia detto è una ulteriore manifestazione di amore verso questa gente, perché se si rimane male, vuol dire che si è veramente legati, se no ti sarebbe stato tutto indifferente. Sì, no, no, ma anche perché poi veniva. Io mi ricordo che giocavo con la Lazio e non stavo giocando. E perdemmo una partita a Vicenza e l'allenatore Eriksson venne da me dopo una partita che non avevo giocato e mi disse: tieniti pronto perché dalle prossime partite giocherai, voglio vedere come stai. E casualmente capitò proprio che la partita successiva fu Lazio-Regina. Quindi il mio esultare non era una mancanza di rispetto verso nessuno, ma era uno sfogo mio perché finalmente stavo dimostrando anch'io, alla Lazio ovviamente, che potevo fare il titolare in una squadra di campioni assoluti. Quindi ecco perché avevo voglia di mettermi in mostra. E quindi ci fu quell'incomprensione. Loro la videro come una mancanza di rispetto il mio esultare, che tra l'altro non feci neanche gol io, ma un mio compagno, e andò così. Quindi è l'unica cosa, però, per dire che questo prescinde dal fatto che il mio ricordo è totalmente positivo, perché poi io comunque ci sono continuato a tornare negli anni in vacanza dai miei suoceri e quindi mi hanno sempre accolto nelle ore dei modi e ho Roberto, amici a Reggio l'hai Calabria. voluto ricordare tu, non l'avremmo fatto certamente noi, né tantomeno l'hanno fatto i tifosi, quindi il fatto che lo abbiamo ancora una volta chiarito, credo non ce ne fosse nemmeno bisogno, perché l'affetto nei tuoi Sì, no, confronti no, è assolutamente, ma tantissimo. non era un volere rimarcare una cosa negativa, anzi, il mio rapporto con la città e con i tifosi non, è quello che io ho in testa, è quello che io ho visto quando giocavo. Perfetto, perfetto. Grazie Roberto, ti auguriamo veramente un grossissimo in bocca al lupo per il tuo futuro e per le ambizioni che hai. Grazie, crepi lupo, speriamo di risolvere questa situazione che avvolge l'Italia di virus e di dramma. Quindi vi ringrazio, è stato molto piacevole. Grazie per l'invito e buona giornata a voi. Grazie, la chiacchierata è stata piacevole anche per noi, ovviamente. Grazie ancora Roberto Baronio. Con Roberto Foti invece l'appuntamento è per le prossime dirette. Grazie, grazie a tutti. Ciao Buon Roberto. pomeriggio. Ciao, ciao, ciao.